l'ospitalità nel momento in cui è aperta e non chiusa, noi drammaticamente la vediamo sempre chiusa. E allora diventa un po' infantile questa duplicazione dei fatti, no? Questa specularità, che invece ha molto più senso se le ante sono aperte, come ovviamente dovrebbero stare, in una realtà d'uso e di vitalità dell'opera d'arte, non di morta musealizzazione, com'è comunque quella di tenerla chiusa con magari anche una sovrapporta davanti. È il dramma della modernità questo. All'epoca certamente le porte erano spalancate e quindi ognuna aveva un suo programma, in un certo senso, che però era speculare a quello dell'altro. L'altro aspetto, che si ripete questo anche nelle altre porte di Barisano, è questa dimensione a scalare dei soggetti, per cui abbiamo in basso queste figure che possono avere una valenza anche banalmente decorativa, nel riquadro sono definiti draghi e leoni, poi ci sono giocolieri, arcieri, e poi si comincia con i santi guerrieri, i batacchi, e poi arriva progressivamente, a maggior ragione nella sistemazione che è stata data, questa progressione da un mondo, chiamiamolo irrazionale, a un mondo divino, si intensifica man mano che si sale, da gradino dopo gradino, potremmo dire, e per cui si arriva al livello della Madonna col bambino, che è un punto nodale. Questo ha comportato tra l'altro lo spostamento dei batacchi, che erano tra l'altro in una posizione assolutamente priva di senso perché altissimi e fuori funzione. La Madonna col bambino diventa un punto centrale, quel livello, perché da lì parte tutta la zona, potremmo definirla, chiamiamola di tipo trascendente, con una sistemazione interna che adesso non è il caso di ripercorrere passo dopo passo, ma che ha letteralmente rivoluzionato quella che era la sistemazione precedente. Il cardine logico è dato dall'asse centrale. Nell'asse centrale il grande spostamento. C'è stata una telefonata di una decina di giorni fa in cui la dottoressa Salvino mi segnalava che da parte di Giovanni Guardia le era venuto il suggerimento relativo a uno spostamento nella posizione della Anastasis rispetto alla deposizione della croce. Mi sono subito entusiasmato perché quella sensazione l'avevo avuta anch'io dopo che in febbraio ero stato qui e assieme a Peter Pinker, alla dottoressa Sabina e a miei due carissimi amici e colleghi ci eravamo divertiti a giocare con le figurine e a rimontare la porta. E il giorno dopo mi era venuta anche a me l'idea, però se si mettesse l'Anastasis al di sopra della deposizione non sarebbe male, però ormai siccome ne avevo, come potete vedere da tutte quelle frecce combinate,